Con Carlo Capotosti parliamo della 42esima edizione della Corsa all'Anello, del programma e delle peculiarità di questa edizione. Ma diciamo, il programma parte con la data del 22 di aprile e termina naturalmente il 9 di maggio, la seconda domenica di maggio. Ora ci sono degli appuntamenti tradizionali perché parliamo di una rievocazione, quindi è normale che ci siano gli appuntamenti dall'inizio, la lettura del bando, la consegna dei ceri il 2 di maggio, il 3 di maggio la Corsa all'Anello storica. Poi ci sono i momenti tradizionali, cioè le giornate dei terzieri che sono molto impegnative per loro e si svolgeranno quest'anno nella prima parte della festa, nella prima settimana. Poi ci saranno anche le tradizionali, ormai tradizionali, investiture dei tre terzieri che si svolgeranno invece nella seconda settimana, mercoledì, giovedì e venerdì, Fraporta, Santa Maria e Mezzule. E naturalmente poi ci sarà la corsa storica, mi sembra l'abbiamo accennato, cioè il 3 di maggio, il giorno della festa del patrono, poi ci sarà il corteo storico l'8 e naturalmente la corsa al campo il giorno 9, che è il momento clou della manifestazione. Ora, unita a questi che sono i momenti tradizionali della festa basilari che ogni anno si ripetono, ci sono poi quest'anno numerosi spettacoli. Forse quest'anno è stato anche privilegiato un pochino, come qualcuno faceva rilevare, l'aspetto degli spettacoli, perché ci saranno cose veramente di livello, e cioè uno spettacolo di Dario Fo, il protagonista sarà Pirovano, poi ci sarà la Rossignol, che è una delle più belle e uno dei bei, più bei gruppi storici a livello nazionale, hanno girato tutto il mondo. E poi ci saranno i Clerici Vagantes e altri spettacoli numerosi che naturalmente non dimentichiamo lo spettacolo dei Microlocus, che anch'essi sono un momento basilare a carattere nazionale della musica medievale, quindi costituiscono proprio il meglio forse che c'è sul mercato nazionale. Quindi veramente sarà un'edizione, contrariamente a quello che si può pensare, un momento di austerity, un momento di diciamo di difficoltà economiche, sarà una edizione abbastanza importante e che vedrà molti molti spettacoli. In conferenza stampa si parlava di numeri, 1.000 all'incirca sono i volontari che ruotano attorno a questa manifestazione che insomma è arrivata a 42 anni di storia, di vita, e circa 100.000 i visitatori che nel corso dei 15-20 giorni di festa girano per Narnia, insomma. Beh sì, confermo questi numeri, anche se naturalmente, in particolare l'ultimo che dicevi, dei 100.000 visitatori, chiaramente è un discorso abbastanza empirico, un discorso di presunzione, però per quanto riguarda invece i collaboratori, io per collaboratori intendo tutti coloro che in un qualche modo sentono una festa, quindi coloro che sono disposti a mettersi un costume, a sfilare, coloro che aiutano nelle osterie, coloro che naturalmente curano gli ambienti, gli addobbi, la manifestazione e tutta la parte naturalmente della scuderia. In ogni terziere, quando si fanno le cene finali, la parte diciamo dove si festeggia o c'è il rammarico diciamo della sconfitta, c'è una presenza di circa 300 persone per ogni terziere, quindi da lì arriviamo già a 900 le persone che in un qualche modo sono impegnate, più ci sarà sicuramente qualche assente. Come pure dal punto di vista dell'ente, tra coloro che sono disposti a sfilare, coloro che collaborano direttamente o indirettamente, beh, è facile pensare di arrivare insomma complessivamente alle 1.000 persone. Ecco, quindi sono congetture che noi facciamo, ma basate anche su dettagli di fatto. Allora, diamo appuntamento al 22 di aprile a tutti quelli che vedranno questo video da ogni parte, potenzialmente del mondo, visto che andremo sul web, e in bocca al lupo per questa 42esima edizione. Grazie, grazie a voi.